per badare a quella casa in cui avevano abitato anche i suoi nonni. Una mattina molto presto venne a svegliarmi scuro in volto e silenzioso. Disse soltanto: preparati alla svelta, andrai per qualche tempo in montagna. Io non replicai, quelle erano le abitudini e fu così che vidi per la prima volta il Monte Amiata. Abitai per un tempo che non riesco assolutamente a definire in una catapecchia in mezzo al bosco, dove tre donne e due uomini se ne andavano non so dove il giorno, lasciandomi sola, e la notte tornavano. Quelle persone erano diverse dal nonno, erano sporche e puzzavano. Gli uomini erano barbuti e le donne vestite come uomini. Ma la sera, mentre bevevano in modo esorbitante e fumavano un po' tutto quello che trovavano, raccontavano storie raccapriccianti che io allora preferii relegare a immagini di pure fantasie. Imparai però ad amare la montagna e i suoi infiniti silenzi. Imparai ad ascoltare la voce del bosco e rispettarne gli abitanti nascosti. Imparai a riconoscere la differenza tra un'orma di cinghiale e una di lupo. Imparai anche l'immobilità, che era l'unica cosa in grado di darmi la possibilità di vedere scoiattoli e picchi, camosci e caprioli, petti rossi e fringuelli. Ricordo il fresco pungente della notte, ricordo la solitudine e la paura. Ricordo il terrore che avevo sentendo gli aerei che sorvolavano la montagna. Questa è lei piccolina, quindi si immobilizza, no? Cioè diventa quasi parte della vegetazione del bosco per riuscire a respirare con essa e riuscire a sentirsi meno sola. E questa invece è solitudine, diciamo, da donna, se la vive in un altro modo, un altro immobilismo appunto sentimentale. Molto sola, una donna che si trova all'improvviso molto sola, e quindi si vive veramente, allora lì comincia anche l'immobilismo sentimentale, l'immobilità sentimentale. Esatto, perché poi invece lei di fatto nella sua vita è intraprendente, è solamente nelle relazioni interpersonali. Cioè nell'esprimere i sentimenti, a volte facciamo veramente fatica tutti ad esprimere i sentimenti, a dire ma quanto ti voglio bene, abbracciarsi, a toccarci, questo è un problema. Sì. Il mio locale era triste e sbiadito come la mia vita, ma mi dava da vivere e nessuno si aspettava di più da me. Aprivo il mattino alle 6:30 e chiudevo la sera alle 23:30. Le parole dei clienti oramai passavano sul mio corpo ibrido come venti umidi d'autunno, lasciandomi addosso solo brividi di fastidio. Non esistevano giorni di chiusura e non me ne lamentavo, se ne avessi avuti non avrei saputo cosa farne. Avevo un piccolo orto nel retro della bottega dove coltivavo pochi semplici ortaggi. All'epoca non era disdicevole servire un caffè dopo aver zappato la terra. L'importante era lavarsi le mani. Ecco, questa un po' è lei che... mi sa che ho letto il brano sbagliato, no? Perché era quello giusto, era quello giusto, questo esatto. Perché anche io adesso poi mi emoziono, non vorrei fare errori perché sono emozionata. Quindi passiamo da questa bambina abbandonata a questa donna che riesce a cavarsela in tutto e per tutto. Quindi, cioè, coglie l'esperienza che ha vissuto da bambina, le riporta da adulta, però rimane sempre un po' in una sorta di solitudine e torpore. È come se tutto gli passasse davanti senza farsi toccare dal nulla, no? Anche la guerra in fondo gli passa accanto, ma lei non ha un ricordo. Pensa che quello che è successo in guerra sia soltanto un ricordo, cioè un'invenzione, no? Certo. Degli adulti. Beh, tutti noi poi tendiamo comunque a relegare nella parte più profonda della nostra mente i ricordi, quelli diciamo così un po' meno belli della nostra vita. Adesso torniamo all'autrice, quindi non al personaggio, ma quindi io volevo capire questa cosa, cioè perché scrivere comunque è una cosa strana, è un po' come creare una statua, come dipingere un quadro, cosa che tra l'altro lei peraltro fa, ma a parte questo le opere di Giada sono esposte attiva, no, scherzando, una cosa alla volta, il libro. Però scrivere, cioè trasporre il pensiero, il sentimento, l'urgenza, la poesia su carta o comunque insomma su computer con la penna o con la tastiera che dir si voglia, è un processo un po' particolare. Cioè tu quando hai cominciato? Cioè tu hai un momento preciso nella tua vita in cui ricordi di aver iniziato oppure non lo so? No, io mi ricordo, il primo ricordo in assoluto è che quando ho imparato a leggere e a scrivere non mi piaceva assolutamente leggere, ma mi piaceva tantissimo scrivere, scrivevo di continuo. Poi in adolescenza scrivevo molto poesie. Bello. Poesie molto noir, erano molto... Beh, sempre meglio di quelle di Bondi, scusate, però, cioè, se voglio dire, cioè, questo sicuramente avranno avuto un significato premio. Sì, ma erano molto, come come per l'adolescenza tutti passi in un periodo un po' difficile, sì, in cui c'è tutta la tristezza, la malinconia, il dolore. È il passaggio dall'infanzia. Poi a un certo punto proprio mi sono dimenticata di scrivere. Ah, ecco, tanto chi mi vuole bene mi aveva regalato anche un sacco di diari per scrivere, e io invece per un certo periodo l'ho relegato completamente. Poi a un certo punto invece proprio ho detto: oh,
ho proprio sentito la necessità di riprendere e quindi sono partita grazie anche a una delle mie figliastre, tra virgolette, con la quale ho iniziato a scrivere il primo romanzo, quello che non è mai stato poi pubblicato, però abbiamo iniziato a scriverlo insieme, ci divertivamo e scrivevamo insieme. Che bello, questa cosa. Da lì io sono partita. Quindi hai anche coinvolto altre persone nella tua vita e altre persone sono riuscite comunque a ritirare fuori da te questa tua vena. Questa tua vena creativa. Ma siccome sono abbastanza difficile, a un certo punto ho detto no, scrivo da me, grazie. Questo poi è giusto, perché chi era la ragazza? Diana. Era Diana. No, ma anche perché scrivere con Diana è un delirio. Vabbè, Diana che ti conosce ha capito adesso. Allora, no, però voglio dire, da ragazzina, beh, adesso non so quante ragazzine ci sono qui, beh, direi parecchie, molto giovani, sicuramente tutte hanno dentro di loro delle cose da dire, non è mai facile dirle, soprattutto in quell'età, perché poi ti autocensuri, tu in prima persona, perché ti fa schifo sicuramente tutto quello che scrivi, e invece un invito che appunto io e Giada penso di poter assolutamente, cioè se avete voglia di scrivere fatelo sempre, perché è sempre una parte molto importante della vita di ognuno. E quindi comunque c'è, cioè, anche una ragazzina indipendente, cioè già da allora, cioè che comunque cercava una propria indipendenza, cioè cercava una propria strada, quindi tu già come... Sì, insomma, lo so. Esatto. Diventa anche quindi la trasposizione di Giada in questo libro, che ovviamente... Di Giada in questo libro non c'è solo la figura della protagonista, quindi cioè non c'è solo la soggettività del punto di vista del racconto, ma è anche trasversale in tutti gli altri personaggi, in tutti gli altri luoghi, insomma, che tu... Sì, assolutamente, in ogni libro, cioè almeno nel mio libro, ma anche quello scritto dopo, c'è un po', io parto da me, dalle mie esperienze, dal mio vissuto, poi ovviamente c'entrano si collegano con altri personaggi, con altre storie, però parti da quello che... sei, da quello che conosci, certo. Cioè voglio dire, questa è una donna molto sola, io, chi mi conosce lo sa, non sono molto sola, no, direi proprio di no, cioè sono, ho grande compagnia, buonissima compagnia, però io, è vero che ho sempre temuto un po' la solitudine, mi mette malinconia pensare a una persona molto sola, mi fa tenerezza quando vedo una persona sola, io la invito a casa mia una persona sola. Ah, per quello dici che io sono qua da anni, perché ti faccio tenerezza, dice questa povera disgraziata, cioè, e quindi c'è Mirko. E io la ringrazio, cioè, dice, siamo due in due soli, Mirko, quindi no, c'è anche Elisa. C'è anche la cosa basta, non siamo più soli da un po', direi. Comunque, io adesso volevo invitare Gianfranco Savelli, che ho perso di vista, eccolo là, per leggere un altro passaggio molto importante, perché la ricerca di questa ragazzina e della sua indipendenza viene fuori attraverso un passaggio significativo. Ed è veramente interessante vedere anche come gli altri vedono il tuo tentativo di ricerca dell'indipendenza. E questo secondo me sono dei passaggi del libro, ovviamente noi vi leggiamo dei brani, li abbiamo anche scritti sul foglio, proprio perché sono dei pezzi presi non conseguenzialmente, quindi... anche noi non ci vedevamo ingranditi, per questo però era un segreto, potevamo anche non dirlo, però ve l'abbiamo detto. Però adesso niente, cioè, c'è questa cosa insomma veramente molto molto carina che ci legge Gianfranco, prego. Bene. Tanto grazie per il tuo passaggio, stesso libro che anch'io come sindaco ho 8 ore di ricerca, quindi non ho letto.